Oggi qui all'Istituto Becenate si parla di sport e salute, dell'importanza di fare sport, e chi meglio di Elenito Di Liberatore, assistente del campionato di Serie A di calcio, assistente nelle partite delle Coppe Europee, può raccontare, ha potuto raccontare oggi l'esperienza di chi ha vinto una partita molto più importante di quella sul campo. Sì, effettivamente diciamo che fuori dal campo è che è la partita più difficile, ma per tutti, nella quotidianità, essere persone migliori, investire su se stessi. Spero che oggi il messaggio che ho dato a questi ragazzi, che ho portato la mia esperienza, possa aver dato loro la possibilità di focalizzare quello che è più importante e non il raggiungimento di un traguardo, ma quantomeno come raggiungere certi obiettivi. Io ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, che mi supportano ancora adesso, perché in me vedono tante speranze che si sono poi realizzate, quindi voglio ringraziare tutti e soprattutto a continuare a fare quello che faccio in maniera sempre migliore. In una stagione in cui il calcio abruzzese non sta facendo benissimo, quantomeno c'è un assistente che è fra i migliori al mondo. È contento, soddisfatto di questa cosa? Mi considero un testimone del calcio abruzzese, mi considero un abruzzese che DOC, che rappresenta un'intera regione, perché noi siamo forti e questa nostra forza la concretizziamo in tutto quello che facciamo. In futuro lei si augura che probabilmente, perché no, un arbitro e un assistente potranno parlare al 91esimo anche delle partite? Vediamo un attimo il futuro che cosa ci riserva. Ovviamente sarebbe buona cosa che ci possano essere anche persone che siano disposte ad ascoltare quello che poi potrebbe essere oggetto di confronto. Sicuramente c'è una grossa apertura da parte di tutte le componenti, il calcio evolve, la società evolve e noi siamo qui pronti per cogliere questa evoluzione.